piaciuto anche per ciò che evoca. C'è un luogo che è partito dalle sue radici per guardare oltre, per andare al di là del suo passato e per avere uno sguardo verso il futuro. Pellegrini S.p.A. conta di chiudere attraverso i suoi 100 fantastici collaboratori, le 25.000 macchine che abbiamo sul territorio, i suoi 4.000 clienti, conta di chiudere il 2024 con 30 milioni di fatturato, che per noi è un grande traguardo e quindi faremo di tutto per riuscirci. L'ultimo minuto, perché devo presentarvi il nostro presidente, il grande vecchio, che forse qualcuno di voi ha già conosciuto da basso, Piero Pellegrini. Zio. Ho scritto un libricino di storia della GP e mi è capitato sotto mano il cosiddetto registro della officina 1946 e lì sono andato a vedere ma chi erano i nostri clienti del 46. Beh, vi confesso che ancora sono nostri clienti. Sono passati 80 anni e malgrado questo lungo percorso, qualcuno di voi credo appartenga a queste aziende. Approfitto per dirvi anche che la Pellegrini, la famiglia Pellegrini, pensa anche al sociale e quindi in questi ultimi anni ha fondato una fattoria sociale e in questa fattoria diamo un'opportunità di lavoro a persone in difficoltà. Ecco, noi a queste persone diamo un'opportunità di lavorare gli orti, non certamente nell'information technology, però anche questo fa parte del contesto nel quale la nostra famiglia lavora e si dà da fare. Signore e signori, Paolo Cervi. Vi racconto la mia storia. Io mi occupo di marketing e infatti sono un professional air fryer, un venditore di aria fritta professionale. E cos'è? Non importa. La priorità è che vada di in su, deve dare ordinissimo. E ho conosciuto Biggio, quelli di Zeri, tutti i codici. E a un certo punto quelli di Zeri mi hanno detto, dicevo, tu sei fregato per questo mestiere. Hai questo talento, questa fortuna di essere un coglione, ma perché non mi hai fatto? Grazie. Grazie a tutti. Questa cosa vuol dire che c'è ancora speranza. Io lo racconto a quelli che vengono dopo, ai miei figli, ai miei nipoti, quando incontro aziende che sono un patrimonio. L'azienda ha un valore, che è quello di dire guarda che il lavoro non è una sfiga, il lavoro è quello che ti rende felice. E se le aziende riescono a far passare questa cosa, il nostro paese, l'Italia, la Repubblica fondata sul lavoro, mica sulle pugnette, non è che... Adesso andiamo a mangiare, bere, perché siamo del Veneto, non ho ancora bevuto un bianco. Thank you.